i genitori di Maggie e Khan non hanno perso la speranza di ritrovare la figlia scomparsa quasi 11 anni fa in Portogallo. La polizia britannica, in questi lunghi anni, si è sempre occupata del caso, spendendo più di 11 milioni di sterline. E lo scorso febbraio, come riportava il Mirror, Scotland Yard aveva comunicato ai genitori di Maggie e Khan che i fondi garantiti sarebbero durato ancora per altre 7 settimane. Jerry e Kate Khan avevano comunicato di non volersi arrendere, tanto da aver affidato il caso a dei detective privati pur di scoprire la verità. A febbraio i due coniugi avevano affermato di avere a disposizione una cifra pari a 793.000 sterline, pari a 900.000 euro, somma raccolta grazie a sito web a sostegno della causa. Il sito, online dai mesi successivi alla scomparsa di Maggie, nei primi anni aveva raccolto ingenti somme, sia attraverso le donazioni, sia attraverso il merchandising, ma a distanza di 7 mesi quel denaro è finito. E alla scomparsa di Maddie si aggiunge un altro dramma. Senza soldi, le ricerche della bambina, che oggi avrebbe 15 anni, non possono andare avanti. Le donazioni sul sito sono prossime allo zero e, come se non bastasse, Kate e Jerry rischiano anche di dover pagare una cifra intorno ai 500.000 euro come risarcimento al capo della polizia portoghese, Goncalo Amaral. I genitori di Maggie, infatti, lo avevano denunciato per diffamazione dopo che Amaral aveva dichiarato: "Forse la bimba è morta per una tragedia, e stanno nascondendo tutto, raccontando il falso, e inventandosi una sparizione". Un tribunale, però, aveva dato ragione al capo della polizia e ora, se la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dovesse respingere il loro ricorso, i genitori di Maggie dovranno pagare il risarcimento. Per le spese processuali la coppia aveva dovuto sborsare 65.000 sterline. I Khan hanno sempre sostenuto di aver lasciato Maggie, assieme ai suoi fratelli gemelli Sean e Amelie, all'interno del loro appartamento nel complesso Ocean Club a Praia da Luz, in Portogallo, la sera del 3 maggio del 2007. I coniugi si sono poi recati, secondo i loro racconti, al ristorante per cenare, in compagnia di alcune altre coppie di amici, in un locale ad appena 100 metri dall'appartamento, dopo aver letto una favola per far addormentare i loro figli. Nel corso della serata, sono tornati spesso a controllare i bambini verso le 22, però Kate Khan ha scoperto che Maddie non c'era più,